Eh sì, amici, avete sentito? La mia risata è uguale a quella del disco di Thriller di Michael Jackson. Eh sì, ero io qualche anno fa quando gli feci questa voce. Ma non è di questo che dobbiamo parlare, ma neanche del mio raffreddore. Sentite, col naso un po' tappato. Lo so, mi hanno trovato stanotte tutto ubriaco, nudo, in Piazza del Duomo, che gridavo contro i palazzi, suonavo i citofoni. Non so come mai, si vede dopo quella festa clandestina di alcol. Ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi, ma parliamo dei tatuaggi. Allora, siamo pronti? Sì. Siamo pronti, lo sento che siete pronti, soprattutto Fabio, soprattutto Paolo Nois, per quel bellissimo tatuaggio che ha sul braccio destro, con le iniziali di tutti i parenti, nomi e cognomi, indirizzo e codice fiscale. Allora mettiamoci comodi, perché adesso chiamerò una tatuatrice e vi dimostrerò con delle tecniche particolari che la donna tatuatrice non è un pericolo per l'uomo. Siamo pronti? Allora mettiamoci comodi e andiamo. Le mutatuaggi? Ciao, come stai? Bene? Sono Bruno Power. Ciao, Bruno Power. Bella, già che mi chiami col mio nome, questa cosa ci siamo già capiti io e te, giusto? Non lo so, dipende cosa vuoi. Io vorrei, non volessi, ma vorrei. Senti, avrei bisogno di un consulto perché vorrei fare un tatuaggio. Sì? Allora ti spiego, io non ho mai fatto tatuaggi, voglio incominciare adesso, no? Però vorrei iniziare un po' alla grande, diciamo, vorrei farmi un tatuaggio sulla schiena. Sì. Ecco, io avrei. Ma non sei tatuato? No, assolutamente no. Sì, ho un tatuaggio, diciamo, nel braccio, ma è un codice di quando mi avevano sbattuto in galera nel Vietnam negli anni 70, perché io ho fatto anche il Vietnam. Ma io volevo fare un tatuaggio un po' diverso, un po' più moderno, non so, volevo fare un puffo, il puffo nella schiena, bello grande. Volevo proprio il grande puffo nella schiena. Si può fare? Può fare, se piace a te. Lo so, è un po' particolare come tatuaggio, ma è una roba molto aggressiva, ma più che altro alle donne piace, perché la donna quando vede un uomo e poi vede un tatuaggio del puffo capisce che dentro di sé quell'uomo è tenero. E allora voglio trasmettere questo messaggio alle donne. Così alla fine ho due grandi puffo, uno nella schiena e uno davanti. Non so se hai capito. In qualche maniera, no? Giusto, brava, sì, perché sennò la schiena si offende, ogni tanto litighiamo, no, dice, il ma corpo come? Da un lato e non va bene. Brava, vedo che tu sei una donna che capisce molto bene queste cose. Senti, ma quando hai un uomo tra le mani mentre gli stai facendo un tatuaggio, a cosa pensi? Alle volte ti può partire, non so, un pensiero. Ma è vero, no, guarda, ho già capito quello che vuoi, no. Allora sei una professionale. Sei professionista. Mascherina, occhiali, grembiule, ti stampo il tatuaggio e ti faccio il tatuaggio, punto. Bravissima, allora sei una professionista come me. Sì, anch'io quando arrivano le cantanti americane in radio e le intervisto, alla fine ci ubriachiamo alla morte, me le faccio anche sotto il mixer, ma non è di questo che dobbiamo parlare noi in questo momento, ma parliamo del tatuaggio. Senti, allora, possiamo organizzare un appuntamento, vengo lì, finiamo il tatuaggio e poi, non lo so, usciamo tutti insieme e proviamo insieme questo grande puffo. Non so se ti interessa l'idea, secondo me è molto particolare. Se vuoi, per favore,